il momento della prima sfida di campionato del 2023. Mancano solamente 5 partite al termine della regular season. Non è più concesso sbagliare. Scenderanno in campo nello scontro valevole per la tredicesima giornata di campionato Como e Pomigliano. Fortunato Giulia Carrernas. E allora si può distendere il Pomigliano nella zona di Martinez. Può entrare in area di rigore. È così. Rientra sul destro, va anche al tiro, Beretta si supera e sventa. Si sta facendo più che pericoloso, Kravets non riesce a coprire numero 20 avversario che rientra col sinistro verso il destro. Amorim per Bettelani, riesce in qualche modo a filtrare questo pallone che resta lì. Lamenta un tocco di mano il numero 9 del Pomigliano, nonostante la copertura non fosse delle migliori di Emma Lippmann. Beatrice Beretta in uscita bassa. Salvo. Può ricostruire l'azione. Gallazzi. Sguardo in avanti, pallone che filtra. Amorim finisce giù ma si gioca per il vantaggio. Martinez entra in area di rigore, pallone sul destro, il tiro e la parata. La terza decisiva di Beatrice Beretta che salva ancora una volta il risultato. Martinez uno contro Kravets, pallone su destro e poi quasi di punta. Un po' a limare quelle che possono essere le idee, ma no, sul finire. Passaggio in avanti verso Martinez che forse è in posizione irregolare, non segnala il guardaline. Arriva adesso il fallo e il rosso ai danni di Beatrice Beretta. Secondo il direttore di gara ha toccato il pallone con un braccio fuori dall'area di rigore. Si lamenta tutta la tribuna. Rivediamo Martinez che forse parte in posizione irregolare, prova lo scavetto, il tocco di mano di braccio. Rivediamo meglio forse da questa, il tocco sembra esserci nonostante Beatrice Beretta faccia, diciamo, il più possibile per contenere il braccio sinistro. E rete! Calcio di punizione battuto in maniera impeccabile. Vantaggio del Pomigliano. Battelani al 41esimo minuto si porta, imbuca il pallone all'incrocio dei pali di Battelani. Gol in stagione per Veronica Battelani. Rivediamo, esecuzione perfetta, rapido sguardo e poi pallone che si insacca sotto la traversa. Limberg alla battuta, pallone in mezzo, stacco di testa, Kubasova è sola lì in mezzo, poi Bren che riesce a colpire ma non imprimere abbastanza forza. È arrivato il fischio. Parte Limberg, forte, traversa, il pallone che resta lì. Trema la porta di Sara Setinia. Un missile. Di accompagnare il pallone fuori. Soltanto tre giocatrici all'interno dell'area di rigore, tra cui Cagliazzo. Tutto il resto del Pomigliano resta fuori. Corelli. Direttamente in porta, si allunga Ruma. Battuta perfettamente questo calcio di punizione. Arriva prontamente l'intervento di quattro giocatrici del Pomigliano e su questa ripartenza arriva lo scacco matto del Pomigliano in casa del Como. E 1-0. Pomigliano 1, Como 0.